gira la testa. Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, qui L.I. e dopo una settimana di inattività, due settimane di inattività perché ho pubblicato un video in due settimane, che cosa sto combinando? Scusatemi per l'assenza, ma ho avuto dei problemi personali e non ho potuto registrare. Comunque siamo ritornati e sto facendo... Siamo ritornati e questa è la seconda parte della non me la ricordo, come si chiama regia? Nerd Tag. Questa è la seconda parte della Nerd Tag perché nel video precedente la seconda parte del video si è corrotto. Quindi oggi andremo a finire le 14 domande. Se non sbaglio siamo rimasti nel video precedente alla domanda... non me la ricordo. Come consideri le persone che fanno cosplay? A cui vi avevo già risposto che non avevo una considerazione. La prossima domanda è: ti piace leggere manga? No, io, ecco, leggere manga, che cosa sono i manga? Quei libri giapponesi che si leggono, ma che mica sono figlio del demonio e io che leggo le cose al contrario, ma vi pare? E poi quelle persone che si comprano quei gadget stupidi, tipo i coprifronte di Naruto, perché spendere 10 euro per un coprifronte di Naruto? Ma che senso ha questa cosa? Ma insomma, su... Che libri ti appassionano di più? Allora, io mi sono letto tutto Harry Potter e sono questi libri che mi appassionano di più, anche se ho letto anche la biografia di Steve Jobs, strano ma vero, ho letto la biografia di Steve Jobs, però sono più i libri fantasy, anche se non leggo moltissimo i libri, perché non mi va di leggere spesso i libri, non ho mai voglia, solo questo. Quindi ho letto soltanto, cioè, che posso dire di aver letto bene è soltanto tutta la saga di Harry Potter e la biografia di Steve Jobs. Per il resto non ho letto tanti altri libri, anche se la mia libreria è piena di libri e io non ne ho letti neanche la metà. Quali sono le tue serie TV preferite? Allora, ragazzi, mi sono fissato con Breaking Bad. Non faccio altro che screenare una marea di immagini di Breaking Bad che trovo su Instagram, me le salvo. Oh mio Dio, Breaking Bad, sono impazzito. Anche The Flash mi piace, ma non lo seguo moltissimo. E sto per iniziare The Walking Dead, ma non so perché poi ci perderei così tanto tempo che avrei ancora meno tempo per fare i video. Quindi non so se le inizierò, però Breaking Bad è la mia serie preferita, lo adoro, perché io non sono in pericolo, Skyler, io sono il pericolo. Ecco, capite? Sono pazzo, sì, sono pazzo. La prossima domanda invece è... qual è il tuo film preferito? Allora, qui c'è un po' da parlarne, perché... Da nerd, da fissato dei supereroi, eccetera, direi tutta la serie di tutti i film di Iron Man. Io sono fissato con Iron Man, adoro Iron Man perché cos'è figo, mio Dio, con quell'armatura, bellissimo, basta fare i versi, è bellissimo. Invece da persona più normale direi Quasi Amici è un film che ho rivisto, adoro Quasi Amici, è un film bellissimo, se non l'avete visto ve lo consiglio, è veramente bello come film. E invece ho visto anche Jobs e vedrò il film nuovo di Steve Jobs e ho visto anche The Social Network, che anche quello è un bel film che racconta un po' più o meno la storia di Facebook, però è bello anche The Social Network. Prossima domanda è: che cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Possiedo un cellulare che nessuno di voi conoscerà. Il telefono che ho io, il cellulare, eccolo qui, è un GIU S3 Advanced. Ne sono soddisfattissimo perché ha 23 giga di RAM e 16 giga di memoria interna espandibile, dual octa-core 64 bit. Vabbè, sono cose che non so qui a dirvi perché è una perdita di tempo. Comunque, ne sono soddisfattissimo, posso modificarlo come mi pare e piace e è alla pari del tanto amato e adorato iPhone 6S Plus, che tutti amano benissimo. Questo è alla pari di velocità e di qualità, uguale, ma costa circa un decimo di quello che costa l'iPhone. Sì, un decimo. Ecco, sono veramente soddisfatto del mio acquisto, di quello che ho. Che cosa ti piace più della tecnologia? Ecco, che dire, della tecnologia in sé tutto. Io adoro la tecnologia perché è in continua evoluzione
c'è sempre qualcosa di nuovo, di innovativo, che risolve qualche problema, che aiuta le persone in qualcosa nella propria vita. È così bello poter prendere un telefono e metterci dentro un sistema operativo come ti pare e piace. È così bello poter creare un programma che serve a te e non andarlo a cercare e scaricartelo, perché se sei abbastanza intelligente da studiarti i linguaggi di programmazione, ti studi il più semplice e ti fai un benedetto programma come ti pare a te, e poi ti aiuta anche a capire gli altri programmi. Comunque, adoro la tecnologia per qualunque suo aspetto, cioè tutti i suoi aspetti io li adoro. Bene ragazzi, purtroppo questo video è molto più corto perché il file che si è danneggiato era molto più piccolo. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like perché mi aiuta a sostenere il canale. Ditemi qui sotto se preferite questo tipo di format, perché mi sembra che preferite più i video vlog in cui parlo direttamente con voi che i gameplay ultimamente. E lo so perché ho le statistiche alla mano e quindi riesco a vedere tranquillamente che cosa preferite. Quindi se vi piacciono di più i vlog, ditemelo, lasciate più like sui vlog che sui gameplay e a quel punto capirò che cosa fare. Io come sempre l'ho già detto, passate dai link di Instagram e di Facebook che trovate nella descrizione. Legge la descrizione, è importante. Iscrivetevi a Facebook e a Instagram perché posto spesso le foto e spesso i video, così se non vi arriva la notifica di YouTube avete comunque i social dove potete vedere: ehi, è uscito un video, quindi vai a vederlo. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!